Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, nonostante la neve, il freddo. E siamo di Roma, quel che è avvenuto qua sta avvenendo qua, ma via certo da poco tempo, la stessa cosa che sta accadendo nella mia città. Ci si sveglia la mattina e ci si stupisce del fatto che l'andrangheta si sia infiltrata negli enti, nelle cooperative rosse qua in Emilia, come ci si è svegliati la mattina e ci siamo stupiti ingenuamente che gli ex fascisti come Carminati, tra l'altro è, forse se sapete che c'era, ci sono anche testimoni che hanno dichiarato che sia stato uno degli quantomeno coinvolti nell'omicidio del fratello del Presidente della Repubblica, Carminati. Ci si sveglia la mattina e si scopre che c'è la mafia della città eterna. Sono 30 anni che è così. Distratti, una popolazione distratta essenzialmente dalle televisioni commerciali berlusconiane, una stampa molto distratta, nonostante delle eccellenze che ci sono anche nel territorio emiliano, giornalisti che hanno rischiato la vita per scrivere poi la verità. E tutta questa distrazione poi ha prodotto cosa? Dell'infiltrazione delle cosche in una regione per tanti versi anche eccellente. Io onestamente ho l'orgoglio di combattere anche assieme a delle colleghe come Giulia Sarti e Mariana Spadoni, con la Spadoni seguiamo di fianco in Parlamento e sono mesi che entrambe mi raccontano delle infiltrazioni criminali in Emilia Romagna, mesi. Qualche mese fa Maria Edera venne minacciata dal Comune di Cuneo soltanto per aver nominato Grande Aracri. Grande Aracri, lei lo nomina e il sottosegretario del Rio non sapeva che fosse di Cuneo. E Giulia Sarti, durante lo tsunami tour, durante la campagna elettorale di 2 anni fa, denunziava le stesse persone che possono finire in manette. Ora vedremo come andrà l'inchiesta, ma il fatto che vi siano infiltrazioni mafiose dovunque, trattative dovunque. Noi lunedì prossimo incontreremo il PM di Matteo a Palermo, una delegazione del Movimento 5 Stelle andrà a incontrare il PM di Matteo e che sta portando avanti una battaglia di verità sulla trattativa Stato-mafia, ma quello che dimostrano le inchieste dovunque, da Emilia Romagna all'Umbria. L'Andrangheta sta anche in Umbria, nelle Marche, in Lombardia, nell'Expo, nella mia città. Nella mia città le cooperative si gestiscono appalti destinati agli ultimi, agli immigrati e rom. Poi c'è qualcuno che osa definire il Movimento 5 Stelle una forza xenofoba, quando queste forze politiche di destra e di sinistra si spartiscono i soldi e ci guadagnano, lucrano sugli immigrati, sui rom e qua sui terremotati. Cioè, questa è l'Italia. Noi gli chiediamo cortesemente di raccontarla un po' di più, di raccontare le nostre denunce, le nostre proposte e di far passare un concetto col basilare, e chiudo, che le mafie che hanno fatto e continuano a fare tante trattative, perché non si tratta di trattativa Stato-mafia, trattativa Stato-mafia, trattativa Andrangheta, funzionari pubblici emiliani e cooperative, di trattativa Buzzi, Carminati, PD e mafia capitale. Ecco, la mafia non avrebbe nessun potere senza i politici corrotti. Cioè, questo è il messaggio. L'arma della mafia è la corruzione dei funzionari pubblici e dei politici. Se i politici, se non avessimo dei politici corrotti, dei condannati in Parlamento, dei condannati per mafia che continuano a prendere il vitalizio, no? In questo, nel nostro paese un condannato per mafia continua a prendere il vitalizio. Se non avessimo gente che si svende, la mafia non avrebbe nessun potere. Prima utilizzava le bombe per i corpi, oggi utilizza quattrini e riesce a corrompere maggiormente, addirittura di primi infiltrati, appunto, in istituzioni pubbliche, in cooperative e in imprese, riesce a utilizzare altre armi. Ma uccidono tali, queste armi che oggi uccidono come ci ricordo gli anni 90, non so se si sente come. Poi uccide l'amianto, e ci sono le scuole ricostruite con l'amianto nel 2015, siamo quando abbiamo iniziato a ricostruire? Nel 2012, sono 30 anni che sappiamo che l'amianto porta tumori e ci sono 5.000 morti, diciamo, hanno fatto delle inchieste, c'è un nostro collega che si chiama Alberto Zolizzi, vi invito a intervistarlo se è possibile, si occupa, sono 2 anni che si occupa di amianto in Parlamento. Nel Parlamento di amianto non si parla, se no come soltanto lui, non si parla,
Di mafia in Parlamento non si parla, di corruzione in Parlamento non si parla. Dei tumori in Parlamento, ognuno ha in casa un morto di tumore, chiunque, tutti quanti abbiamo una tragedia in casa, in Parlamento non si parla. Cioè il luogo che dovrebbe affrontare queste priorità, oggi le priorità in Italia, ha detto il Presidente della Repubblica, non lo dicono i grillini, ma i grillini lo dicono da due anni, settimana scorsa l'ha detto il Presidente della Repubblica, sono mafia, corruzione, tutto quel che comporta malattie, tumori, distruzioni dell'ambiente, perdita di lavoro, perché la corruzione fa perdere il lavoro, ecco, di questo il Parlamento non si occupa, se ne occupa una forza politica, concedetelo, e vi prego di scriverlo, ed è il Movimento 5 Stelle. Vi ringrazio e ringrazio moltissimo chi ha organizzato questa conferenza, i consiglieri comunali a Reggio che si vedono, come abbiamo visto noi, no? Arrestati dai loro colleghi. È sempre brutto, no? Però. E ringrazio molto Maria della Spadoni e Giulia Sarti, perché sono due giovani deputati, portavoce alla Camera, che sono due anni che combattono e urlano. E qualcuno ci dice che vogliamo troppo. Ecco, forse abbiamo commesso un errore, abbiamo urlato troppo poco in questi due anni, perché se avessimo urlato un po' di più, forse qualche persona in più si sarebbe svegliata. A Roma, in Emilia, in Umbria, in Lombardia, in Sicilia, in Calabria, c'è la mafia dovunque. Ti ringrazio.